giocanestro come Manu Ginobili, sì, come Ginobili. Mi trovo con piacere coach Polimeni, allenatore della cestistica gioiese in Serie D e del progetto giovanile Basket Alan. Ben trovato coach, abbiamo tantissima carne al fuoco, come stai? Bene, grazie, ben trovato anche a te. Bene, bene. Come va dopo quasi un anno in casa a Gioia Tauro? Come sta andando? No, sta procedendo in un modo previsto e sperato. Siamo in linea con tante cose che avevamo prefissato e soprattutto c'è un bell'ambiente, si sta bene, chiunque ne fa parte ti può testimoniare questa cosa, quindi siamo veramente contenti, io sono contento in primis. Allora, va dato atto alla cestistica gioiese, parliamo della Serie D, che non ha mai guardato al prossimo avversario, ha giocato fino in fondo. Sto parlando chiaramente dell'ultima giornata di campionato e ha beccato Smaf, che teoricamente poteva rappresentare la variabile impazzita della post-season, avendo nel roster giocatori di C-Gold come Marco Mastria, come Fratelli Corapi, come Sipovac, eccetera, eccetera, Agosto, eccetera, eccetera. Che serie è stata contro Catanzaro, questo 2-0 secco? Che serie hai vissuto? Quello che dici tu è giusto perché tutti hanno pensato questa cosa, avere Catanzaro nel turno playoff poteva essere, no, era pericoloso perché ovviamente facendo leva sui ragazzi che fanno parte del roster di C-Gold poi sarebbe stata un'altra storia rispetto a quello che abbiamo ritrovato e affrontato durante la stagione. Sono state due partite diverse perché nella prima ovviamente mancavano i ragazzi che poi il giorno dopo avevano diciamo il concentramento, era una delle partite dal loro punto di vista giustamente più importanti e alle quali volevano partecipare più pronti possibili, cioè evitando magari di fare una partita che comunque era una partita di playoff e allora sono andati a giocare lì a Messina. La seconda partita è stata nettamente diversa perché loro erano praticamente al completo, forse non so se mancava uno dei Corapi, in questo momento non ricordo. Mancavano i gemelli, sì, mancavano soltanto i gemelli. Ok, se non ricordo però sono stati presenti in altre partite contro di noi, non ho bene questa cosa in questo momento. Ed è stata ovviamente una partita molto più complicata perché giocare lì a Catanzaro non è facile in qualsiasi categoria, ancor di più se giocano Mastria, Spezia, Sivola, diciamo, quando hanno Quindi questa come l'hai squadra. vinta? Ovviamente. Come? Come hai fatto a vincerla, quindi? Io non l'ho vinta, l'hanno vinta ragazzi. No, abbiamo giocato una partita molto determinata. Proprio, devo dire la verità, quando si gioca nei playoff si deve scendere in campo non con un altro spirito, ma con uno spirito molto più battagliero, più attento a qualsiasi sfumatura. E devo dire che da quando abbiamo alzato la palla per giocare, avevamo poche idee, sperando di poterle mantenere, e le abbiamo mantenute per tutta la partita e siamo riusciti a farle valere. Non abbiamo fatto niente di eccezionale, abbiamo fatto una buona partita, attenta, poche palle perse. Per esempio, con una cosa che ti posso dire, temevo il loro contropiede e abbiamo preso un contropiede solo in tutta la partita. Sì, insomma, questo penso sia un dato molto, molto Questo, ecco, se tu mi dici come importante. abbiamo fatto, Io mi viene da mi dirti. ricollego allo spirito playoff. Io sono reduce dalla cronaca di Stingers Bagnara, e lì lo spirito playoff del Bagnara, nonostante l'assenza di Natale Surace, è venuto fuori. Cioè, era una partita difficile da decodificare, probabilmente, però Stingers, a mio avviso, partivano con i favori del pronostico, specialmente dopo la vittoria a Bagnara qualche ora prima. E si riparte, Botteghelle, Bagnara e Pollino Gioiese. Tutto bellissimo, tutto difficile da pronosticare o sbaglio? Sì, allora, prima voglio dire una cosa, che come hai detto tu, forse Stingers poteva anche essere favorita in termini proprio di campionato, visto per come l'avevo vista col Botteghelle,
e per come si era arricchita, diciamo, nell'ultimo periodo, sicuramente con quell'intento, però va dato merito al Bagnara perché ha giocato una partita super. Io non l'ho vista tutta, ho visto la parte finale e si sono dimostrati per quello che sono, una squadra che non molla, è complicata. Armando è stato bravissimo. E per fortuna che il basket è non solo quello, che lo sport non sia determinato da chi è più forte e chi è meno forte, ma da chi gioca meglio, da chi sta più in giornata e da chi lo è di meno. Quindi i playoff sarà così, cioè, noi giochiamo contro la squadra prima in classifica, che però è seconda La per una presenza in campo. questione di regolamento, perché matematicamente è quello. Però giochiamo contro una squadra anzi, che ha anche il fattore campo, che non è assolutamente da sottovalutare, quindi è una partita che non vediamo l'ora di giocare perché è stimolante, perché i ragazzi, molti di loro fanno per la prima volta questa cosa, cioè giocano il playoff, giocano anche in Serie D, quindi hanno sì l'aiuto di chi mette in campo la propria esperienza, e non vediamo l'ora di giocarla, come finirà, finirà. Non abbiamo problemi in questo senso. Tu sei ovviamente l'allenatore del progetto Basket Talent e della cestistica. Se dovessi ragionare in chiave manageriale, con tutta questa carne al fuoco, tutti questi giovani iperpromettenti, cosa andresti a pronosticare dal punto di vista dei campionati senior da disputare per gli anni a venire o dei campioni d'eccellenza? In tanti mi hanno detto: ma perché Basket Talent non fa l'eccellenza con tutti questi giocatori promettenti? Tu che ne pensi? Io credo che al momento non sia stata fatta l'eccellenza perché Aldo e la società Antonio volevano procedere gradualmente, non fare magari qualcosa che poteva essere troppo dispersivo. Io ti dico, avendo visto la loro realtà, mi accorgo di quanto siano attenti, cioè i turni dei piccoli, ti dico che tanti bambini li vanno a prendere a casa, li riportano col pulmino. Cioè proprio ti danno un servizio veramente incredibile. Quindi loro si sono affermati in un certo senso anche in termini di affidabilità, anche con le famiglie, e quindi sono tutti lì vicini e loro sono sempre disponibili con tutti. E probabilmente, non lo so, vorranno capire che modello andrà strutturato per fare qualcosa di più grande, perché per fare qualcosa di più grande forse ti servono altri numeri. Anche di dirigenza, cioè, non lo so, ti dico la verità, io non me la sono fatta la domanda, cioè, mi sono reso conto stando lì che al momento siamo in questa dimensione, siamo una squadra che su tutti i campionati dice più o meno la sua, dove più e dove meno, con un grande numero, con i ragazzi molto partecipativi che vengono a fare tifo durante le partite giovanili, cose incredibili, però secondo me loro stanno facendo il passo per quanto è la gamba, quindi io credo che ci sia solo da dire bravi, perché Secondo farlo di me, oltre è sempre qualcosa di sbagliato. ne ho parlato con Aldo, che avrò ospite sicuramente nei prossimi appuntamenti. Non è facile gestire una gamba simile perché non tutte le società, anzi, fare tutti i campionati e gestirli nel migliore dei modi non è un qualcosa da poco, specialmente di questi tempi, dove magari trovi società che fanno bene l'under 15 e magari non fanno nient'altro, eccetera, eccetera. Farli tutti diventa molto più complesso. È un qualcosa che fino a 20 anni fa forse era la normalità, adesso è diventato qualcosa di speciale, giocare tutti i Ma campionati assolutamente. E di poi tutte ti le posso dire categorie. che ho visto casualmente qualche, diciamo, capitolo di spesa Sì, e la pure FIP, io. le tasse gare, queste cose qui non riguardano me e non metto bocca su ciò che non riguarda me, ma solo a vederli ti fai un'idea su. E loro comunque mantengono. Cioè, fanno girare la giostra per tanti, tanti, tanti bambini, ragazzi che sono veramente numerosi, vogliosi. Cioè, secondo me, ecco, l'eccellenza sì, ci mancherebbe, se uno va a crescere sicuramente arriveranno anche cose più importanti, se si possono chiamare, però probabilmente arriveranno col tempo.
Io se posso fornire un assist a una federazione sempre più con tantissimi problemi, secondo me tra le premialità da offrire alle società, quantomeno per chi fa tutti i campionati, una premialità a carattere economico ci può stare e ci può stare veramente alla grande. Le principali teorie di marketing del mondo dicono chiaramente se io compro tutti e tre i fustini del detersivo, almeno uno fammelo pagare di meno. Cioè, È potrebbe come quando essere. hai, è come quando hai due fratelli che fanno basket o Sì. calcio, uno paga X, se vanno in due pagano Sì, non il doppio, ma poi ma qualcosa in più. potrebbe essere anche stimolante per far crescere i numeri, perché se io ho lo stimolo di fare tutti i campionati, magari chi ne fa soltanto due, magari si attrezza e va alla ricerca dei giocatori per creare gruppi e far aumentare il proprio bacino. E quel bacino diventa bacino della pallacanestro in generale. Sì. È un discorso complesso e lungo. Questa è un'idea, che questa che dici tu può essere benissimo un'idea, perché può dare uno stimolo a far iscrivere ad altri campionati le stesse società che magari latitano su certe annate, però è difficile da rispondere con certezza, sono tutte teorie Sì. adesso. Ho una domanda da 1 milione di dollari. Chi la vince la Serie D? Non lo so. Al momento le prime della classe si sono affrontate. Allora, noi con Botteghella non abbiamo mai vinto. Con Castrovilla l'abbiamo vinto una volta. Con Bagnara abbiamo sempre vinto. Quindi Vero. non lo so. Però questo non vuol dire niente. Non lo dico per. Cioè, lo dicono abbastanza i numeri, il campo e tutto quanto. Sicuramente Castrovilla e Botteghella potrebbero essere le degne rappresentanti di una finale annunciata. Però poi la gente farà scongiuri, cose, però è una questione puramente, diciamo, obiettiva. È normale che ci vorrei andare io, perché se gioco la semifinale non la gioco per far andare gli altri, Penso come i sia miei lo ragazzi, stesso per Armando altrimenti. Russo, lo stesso per Isidoro e per il Ma generale. certo. È Anche normale, è normale. Armando stesso aveva, diciamo, il turno più insieme al nostro più particolare, perché giustamente giocavi due partite fuori casa, anche se poi una l'hanno vinta Tavolino. a tavolino, però hanno giocato due partite contro la Stinger, si sono fatti valere, in merito a loro, e hanno ribaltato il pronostico. Quindi i pronostici si possono ribaltare, però i pronostici esistono e Botteghella e Castrovillari, che fra di loro se le sono date, diciamo, perché mi pare che ci siano state vittorie da entrambe le parti, adesso non ricordo, potranno certamente arrivare a questo obiettivo e giocarsela. Poi Se non ricordo speriamo che. male, ha sempre vinto Pollino, ma non vorrei dire una cosa non Sempre. vera. Perché, sì, perché ricordo la vittoria al Boccioni, che c'era in contemporanea a C-Gold. Io arrivai a partita praticamente finita. Ricordo la vittoria nella fase a orologio del palazzetto di Archi. E se non ricordo male, a Castrovillari vinse sempre Pollino. Quindi probabilmente sì. Può Pollino darsi, perse sì, è vero. strada a causa delle sconfitte contro di te, contro Stingers e qualche altro punticino verso Sì, Silvestrada, sì, sì. quindi a Però Bagnara. è vero che il Botteghelle aveva avuto quelle mancanze, diciamo, contro di noi no, ma contro Castrovilla mi pare che erano mancati, forse Crupi, non Io ricordo, sono non curioso ne di sono vedere sicuro. la versione playoff della Botteghelle Basket, perché al momento è la formazione più camaleontica che c'è, perché ha un roster vastissimo, però ha tanti giocatori che possono essere soggetti a indisponibilità, come per esempio il tesseramento flash low cost, e come lo chiamo io, di Davide Cuzzola, giocatore che tu conosci molto bene, che scenderà da Pisa quando ce ne sarà l'occasione. Quindi vedremo un attimino come andrà. Sarà tutto molto, molto divertente Vabbè, e da decodificare. su questo poi ognuno gestisce, diciamo, il suo roster per come meglio pensa e per come meglio può, soprattutto, perché capisco che ci sono squadre che possono avere più difficoltà a mettere insieme qualcuno, poi in base a come uno vuole gestire le cose le fa. Coach, Non so buon dirti se in lavoro. certe partite ci saranno Buzzola, Grubi,
Smorto, Ma cioè io non è penso sia un'incognita da questo punto di punto vista. interrogativo, sì, il punto interrogativo più importante e secondo me anche determinante di questo playoff, anche se Pollino parte sulla carta favorita perché ha un roster che gioca a memoria. Toccherà a te ribaltare questo pronostico. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per la serie playoff e per tutto Viva il questo lupo. percorso giovanile e ci vediamo prestissimo sui campi. Grazie Grazie Gio, mille. ciao, Grazie, buona alla giornata. prossima. Porto Reggio a canestro, come Manu Ginobili, Sì. come Ginobili.